È con noi, tra gli altri, Roberto Calugi, direttore generale di FIPE Confcommercio. Parliamo del settore della ristorazione. Benvenuti innanzitutto in questo speciale del TG4. Ricordo a tutti che siamo in attesa della conferenza stampa in cui verrà chiarito come funzionerà il passaporto verde, quali saranno le regole e quindi anche quelle dei ristoranti, dei ristoratori. Il dialogo appunto c'è stato? Siete stati interpellati sull'utilizzo del passaporto verde? Perché abbiamo sentito tante lamentele, non solo dal vostro settore certamente, ma anche dal vostro settore, gente che dice, beh, ma come facciamo a controllare tutti e come verifichiamo se il Green Pass corrisponde poi alla vera identità del nostro cliente, dobbiamo verificare anche la carta d'identità e così via, tempo perso e soldi persi per i ristoratori e non soltanto per loro. Beh, credo innanzitutto buonasera a lei e ai telespettatori e grazie per l'invito. Beh, credo che le lamentele che avete sentito siano anche frutto di un periodo per il settore della ristorazione e l'intrattenimento. Mi si è anche permesso di ricordare che ci sono alcune imprese, come ad esempio le imprese di intrattenimento, le discoteche, che sono ancora chiuse dal febbraio 2020. Ecco, siano frutto anche di quello che è stato il peggior periodo economico per questo settore, che ha sostanzialmente sopportato, è stato uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti di contenimento della pandemia. Ecco, solo per ricordare qualche dato, qui stiamo parlando di un settore che nel 2020 ha perso 20.000 imprese, nel 2021 ne perderà probabilmente altrettanto, abbiamo perso 250.000 posti di lavoro. Quindi quando andiamo ad intervenire su questo settore andiamo a intervenire sulla carne viva di un settore che letteralmente ha passato il periodo peggiore della sua storia economica. Il Green Pass è del tutto evidente, è uno strumento che deve servire innanzitutto ad una cosa sola, non richiudere, perché la vera alternativa che ci dobbiamo porre è questo, se questo sacrificio sarà utile a non richiudere ad ottobre-novembre, perché lì sarebbe veramente il disastro finale. Poi certo ci preoccupano e lo dico con senso di responsabilità, rappresentando, ripeto, una categoria in fortissima difficoltà, ci preoccupano alcuni aspetti del Green Pass. Ne avete toccato uno solo, che è quello relativo al documento d'identità, cioè se io entro e mi voglio sedere, perché io posso entrare nel pubblico esercizio, posso entrare al bar e prendermi il caffè al banco senza Green Pass, se mi voglio sedere e voglio sostare è necessario il Green Pass. Ecco, trasformare un imprenditore, un addetto di un pubblico esercizio in un pubblico ufficiale ci sembra un qualcosa che è improponibile, nel senso che diventa veramente difficile anche per alcuni aspetti legati alla privacy. Allora, a proposito di turismo, da Roberto Calugi, Confcommercio, gli hotel, lei che ne dice sul tema vaccini? La paura di vaccinarsi, quelli che non si vaccinano e come si collega questo alla presenza nelle vostre strutture? Beh, rappresento la ristorazione e l'intrattenimento sempre per Confcommercio, per la FIPE, ma guardi, è del tutto evidente che questa è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme attraverso una vaccinazione di massa, veramente facendo squadra. Adesso non voglio citare le recenti Olimpiadi, ma davvero facendo squadra e combattendo questa battaglia tutti insieme. Certo, spiace un po', me lo lasci dire, mi lasci forse togliere anche un sassolino dalle scarpe, che poi alla fine tutti vogliamo il Green Pass, tutti vogliamo il vaccino, purché non si applichi al nostro settore. Ora, per noi come ristorazione, che abbiamo già pagato un prezzo altissimo, non ripeto il dramma delle discoteche che sono chiuse da un anno e mezzo, siamo pronti a fare la nostra parte, pur nelle enormi difficoltà, perché qui qualcuno deve spiegare al 40% dei ristoranti che non hanno uno spazio all'aperto da domani che vedranno ridurre la loro clientela enormemente come poter andare avanti.
Certamente noi crediamo che forse tutti quanti dovrebbero fare la loro parte. Guardi, non ho timore nel dire che forse l'uso del Green Pass dovrebbe essere esteso ancora di più su tutti i settori. Se l'obiettivo è quello di velocizzare il più possibile la campagna di vaccinazione, facciamo tutti la nostra parte, perché prima raggiungiamo un livello di vaccinazione di massa e prima ne usciamo fuori tutti insieme. Altrimenti saranno solamente alcuni a dover portare il peso economico di questo adempimento a vantaggio di tutti. E questo crediamo che oggettivamente non sia corretto. E mi lasci anche dire, io mi auguro che i settori che da domani saranno, diciamo così, leader, introdurranno il Green Pass nelle loro strutture, saranno anche in qualche maniera compensati dal maggior costo e dai maggiori oneri che dovranno sopportare. Lo dico con enorme senso di responsabilità, ma anche con una dose di realismo. Da domani, in un momento di picco della stagione turistica, in un primo momento in cui ci si incominciava a riprendere, dovremmo di nuovo far conto con una perdita importante di fatturato e con una possibilità messa in discussione di sopravvivenza delle nostre imprese. Aludo, dice questo ristoratore, dottor Calugi, FIPE, pubblico esercizio, lei rappresenta anche questa persona e forse in particolare queste persone che finiscono in mirino proprio perché sono rigorose, serie, pulite, fanno il loro mestiere, non si lamentano e il lavoro va bene. Ma guardi, mi faccia fare allora una piccola precisazione, innanzitutto. Noi siamo per il Green Pass, però non vorrei passare per fesso e gabbato. Cioè, il punto è un altro. Il punto è che siccome siamo tutti per il Green Pass, perché da tutti gli interventi che sentivo fino adesso il Green Pass è cosa che ci può permettere di uscire, incentivare il processo di vaccinazione e uscire da questo dramma. La riflessione di prima non era se non altro di dire estendiamolo il più possibile. Sento parlare di mezzi di trasporto, sì, no, forse, ma mettiamolo veramente per tutte le attività, anche quelle di tipo manifatturiero industriale. Questa era l'unica riflessione. Sono d'accordissimo con Paolo Guzzanti quando parla di un problema che forse è grave quanto la pandemia, che è l'infodemia. Quante volte noi abbiamo avuto una gestione delle informazioni sostanzialmente quasi di tipo, mi perdoni, scandalistico e poco invece approfondita. Questo ha creato confusione. Non qui sul TG4, non qui sul TG4, è su Mediaset. Mai, non mi sarei mai permesso, però è oggettivo, pensiamo solamente a quello che è stata la gestione del processo vaccinale su alcune tipologie di vaccino. Questo oggettivamente ha aumentato la diffidenza. E poi c'è un altro aspetto, guardi, che purtroppo ha un peso molto importante, che è la differenza fra la vita reale e la vita che ormai molti di noi vivono sui social. Dovreste vedere quanti sono coloro che postano recensioni negative sui social ai ristoratori, che dicono apertamente, sono la stragrandissima maggioranza, è la famosa maggioranza silenziosa di questo paese, che dicono che vogliono dare il loro contributo anche attraverso il Green Pass per dare e favorire il processo di vaccinazione. Questi signori spesso e volentieri si devono anche subire delle recensioni di tipo negativo, ma io sono certo che invece la clientela saprà scegliere fra un locale, come dire, gestito da persone serie, responsabili, che magari seriamente chiedono il Green Pass e fanno vedere un'attenzione diciamo anche a questo aspetto all'interno dei loro locali, perché si sentiranno più sicure nel frequentarlo e nell'andare a mangiare da loro. Grazie Calugi. Roberto Calugi, pubblico esercizio, lo sappiamo, appunto, ristoranti, bar, lei ricorda giustamente le discoteche chiuse. Le faccio la stessa domanda, questa grande incertezza, questa nube caotica che riguarda tutti i paesi, Europa e paesi extraeuropei, quanto grava su
di voi. Ma sicuramente gli ultimi 15 mesi sono stati mesi davvero di profonda incertezza, in parte anche dovuta alle caratteristiche di questo virus. Guardi, ogni tanto mi diverto a chiedere ai telespettatori se sanno qual è stata la regione che è stata più aperta. Si ricorda il balletto rosso, giallo, bianco? Qual è la regione che è stata più aperta o chiusa? Per noi significava poter lavorare o non poter lavorare, magari a volte sapendolo con 6 ore di anticipo. Beh, le do solo un dato, la Liguria vince questo triste primato ed è stata chiusa, aperta 19 volte. Lei può immaginare questo che cosa significa non solo economicamente ma psicologicamente per centinaia e centinaia di migliaia di operatori. E si traduce in un numero, solo nel 2020 si è perso circa 36-37 miliardi di euro e se vogliamo poi focalizzarlo solo sul settore turistico in senso stretto, ovvero sia la spesa che i turisti stranieri fanno nelle attività di ristorazione e intrattenimento in questo paese, significa perdere circa 10 miliardi di euro di fatturato e purtroppo a risentirne sono soprattutto quelle località che vivono di turismo straniero. Io se vedo Venezia, se vedo Firenze, la stessa Roma, le città d'arte, i centri storici di queste città d'arte sono in oggettiva difficoltà e oggettiva crisi. Ma mi permetta un ultimo passaggio, perché guardi, c'è un effetto, se vuole, ancora diciamo più profondo, che è la credibilità del settore. Noi lo vediamo in un paradosso che stiamo vivendo in questo periodo, ovvero sia quando abbiamo riaperto ci siamo resi conto che mancano circa 150.000, ripeto, 150.000 figure professionali, fra chef, persone di sala e altre professionalità. E quando siamo andati a fondo nel cercare di capire ma come mai non tornate a lavorare da noi, l'effetto principale che ci viene detto è perché non sappiamo se questo è un settore che rimarrà aperto nei prossimi mesi. Ecco, questo è l'effetto peggiore, diciamo, dell'incertezza. Per questo noi siamo i primi a sostenere la campagna vaccinale, perché siamo convinti che questo sia, perlomeno allo stato delle cose, il mezzo più efficiente, più efficace per escludere un'ulteriore gravissima chiusura. Grazie Calugi. Dottor Calugi, ristoranti, bar, 6 agosto, è domani. Siete pronti? Ma sicuramente, guardi, con tutte le difficoltà del caso, ripeto, soprattutto perché siamo nella piena stagione turistica, cercheremo di fare del nostro meglio, soprattutto per quanto riguarda la parte del Green Pass. Siamo in maggiore difficoltà, non siamo pronti soprattutto sul tema delle verifiche delle carte d'identità, soprattutto magari in quei luoghi, io penso che ne so, la ristorazione autostradale, dove ci sono delle masse importanti che entrano, lì oggettivamente diventa veramente molto, molto complicato. Vi faccia però fare una ultima battuta, perché parlavate prima dell'importanza di vaccinarsi, dell'importanza della campagna vaccinale. Ecco, fate benissimo, è fondamentale sottolineare questo aspetto, ma soprattutto sottolineare la vaccinazione come un atto di responsabilità civile, come un atto di altruismo, anche se non ci si, se si ha qualche dubbio, se non ci si crede. Cerchiamo di liberarci di paure irrazionali e facciamo questo, se non per noi stessi, per chi c'è intorno e per le tante, tante persone che purtroppo a causa del comportamento di pochi poi debbono subire delle conseguenze importanti nella loro vita lavorativa e nella loro vita professionale. È fondamentale non abbassare la guardia in questo momento e lasciarsi alle spalle questo periodo drammatico, drammatico per questo settore il prima possibile.